Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova recensione che vi avevo promesso, quindi la casa dei Lego, yeah! Non esultiamo più. La casa dei Lego, sì, sono molto felice di potervela recensire. E questa è la casa. Sì, ok, allora, questo è lo scatolo della casa che è molto molto grande, quindi come potete vedere è molto grande. Adesso ve lo descrivo un po'. Qui c'è naturalmente la marca dei Lego, quindi Lego, questa è la marca. Poi qui c'è scritto Creator, cioè perché questa è una linea di Lego Creator come Lego Movie, Lego Cima, Lego Friends. Questo è Lego Creator, quindi noi possiamo creare la casa, ma con istruzioni sempre, e la possiamo creare di tipi diversi. E poi vedremo che sono veramente molto belli tutti i tipi. E allora, questa è la casa che hanno messo sullo sfondo, cioè quella più difficile da montare ed è anche la più bella per me. E possiamo vedere che qui ci dice light brick, cioè che c'è la luce, che praticamente noi la possiamo avere la luce grazie a cosa? Grazie a questa piccolo Lego trasparente con una lampadina dentro. Wow, che veramente il Lego la Lego si è superata. Qui 8-12 anni, quindi, ma molto più difficile. Io non darei quest'età, darei dai 14 ai 24, giusto perché è molto difficile da montarla questa, mentre le altre due può darsi che sono più facili. Qui dice include batterie. Ok, l'abbiamo capito. Questa è la casa quindi principale, che è la più difficile. Qui ci fa vedere la casa mediamente difficile, che non è una meraviglia. Quindi potete vedere però che ha la piscina, ha un bel balcone, mentre qui ha una terrazza con il braciere, a meno che, no, si chiama la brace, sì, non so come si chiama veramente, ma non fa niente, la macchina, mentre qui hanno il rasoio come si chiama? Proprio il rasoio, wow, it's beautiful. Il rasoio, sì, quello dell'erba. E poi qui hanno il forno, mentre qui il forno è il camino. Adesso andiamo avanti. Poi c'è la casa più piccola che ha sempre una macchina, ma un furgone con tante cose ed è davvero molto piccola, con dei sistemi di sorveglianza. Sì, ed è molto semplice da fare, quindi ha un piano e poi ha la terrazza molto piccola e ha il camino e ha la luce e questa penso che è adatta dai 8 ai 12 anni. Sì, quindi qui ci dice 3 in 1, 3 case in 1. Quindi vediamo. Qui invece ci fa vedere il Lego e il numero che è 31012, cioè 31.012. 31.012, qui ci fa vedere tutti i pezzetti che sono veramente molti, non li ho contati. Ci fa vedere la macchinina, cioè uno su uno, la misura anche dei personaggi, se è per questo. Sì, qui meglio girarla. Ops, allora, Lego. Vabbè, il numero, poi tre modelli in uno. Sì, è molto facile da tradurre. E la luce luminosa. La luminosa luce e poi ci sono le tre case, le due case, mentre quella non so dove è andata a finire. Forse è al lato e adesso vedremo. No, non è neanche al lato, quindi ragazzi potete vedere, ma l'ho girato un attimo, ma è proprio indispensabile. Qui dice lego.com club, che è quasi su tutto. Qui di nuovo l'immaginetta Lego con il numero. E ci fa vedere di nuovo tutte le case proprio intero, quindi questa è quella lì che io vi recensirò, che è la più carina per me. Questa invece è la casa meno facile, no, questa è la casa facile e devo dire la verità è molto carina, però non è il meglio del meglio, meglio del meglio, sì. Ho notato è che qui stanno montando delle cose, quindi è tipo laboratorio, e qui è l'allarme, sì, una casa con l'allarme, molto carina questa idea.
E qui invece ci fa vedere la casa mediamente, che si costruisce un po' facile, un po' no. E mi piaceva il fatto della piscina con la scaletta e dello sdraio, della sdraio. Ma non mi piaceva il fatto di questo, quindi avrei preferito la macchina, che è molto meglio. Sì, molto, a me piace molto di più la macchina. Ma andiamo avanti. Qui possiamo vedere come si aprono tutte e tre le case. Vediamo la prima come si apre. Allora, la prima è molto facile da aprire, quindi dovremmo proprio fare una cosa, aprirla e levare il pezzo di sopra, cioè il tetto. Quindi avremo soltanto un piano dove poter giocare con i nostri Lego. E se vedo bene, quello è un divano, non so che cos'è, ma mi piace veramente. Boh, può darsi che è qualcosa di diverso dalle altre due case. Questa è la seconda, cioè quella là meno facile, ma meno difficile. Meno facile, ma meno difficile, quindi. Qui dobbiamo sempre levare il tetto. Questa è una cosa davvero brutta. Abbiamo due piani, quindi la dobbiamo aprire. Qui non c'è niente, mentre qui ci sono due piani. E visto che questo non lo fa, non lo tiene alzato, può darsi che qui giù non c'è niente tranne le scale, e poi qui c'è qualcosa. Mentre nell'ultima ve lo mostrerò io, visto che l'ho costruita. Allora, sotto vediamo cosa c'è. Ah, qui dice lego.com creator. Qui sotto ci sono naturalmente delle piccole istruzioni della luce ed altro. Adesso vi faccio vedere, oltre ai pezzi della casa, cosa è uscito dallo scatolo. Allora, ho anche domanda, non lo so. Allora, ragazzi, questi sono i pezzi avanzati e sono tutti pezzi molto piccoli, cioè che potevano appartenere all'altra casa. E quindi, se avremmo costruito un'altra casa, questi pezzi sarebbero stati su quella casa, e questi, quelli là avanzati dalla casa più grande, cioè quella che ho costruita io, sarebbero state due buste, perché l'avrei già immaginato. Comunque, questo coso arancione che vedete, adesso vi spiego che cos'è. Sapete quando avete la difficoltà a levare i pezzi? Allora, questa è una buona cosa, infatti l'ho chiusa qui dentro, non so perché dovrò rompere tutta la bustina. No, no, cercherò di fare una cosa migliore, perché ho messo un sacco di spillette, sì, per non perdere i pezzi. Allora, qui potete levare i pezzi, qui li potete mettere bene, qui li potete svitare, quelli che svitano, ma ve lo farò vedere meglio sul libricino delle istruzioni. Quindi, ciao ciao, pezzi di riserva. Ok, poi vediamo. Allora, questa è la mia casa, quindi me la mostrerò dopo, che ha due libricini, quindi pensate, un piano un giorno e un piano l'altro giorno. Non c'è più niente, guardate, bello scatolo. Questi giornali profumano molto, veramente molto. Allora, iniziamo. Ops, ho sbagliato casa. No, è questa qui. Allora, iniziamo con la più facile. No, la più facile, scusatemi, è questa qui. Quella lì. Questa è la più facile. E ce lo dice proprio. Dove ce la dice? Dove ce la dice? Ah sì, mi sembra che lo diceva qui. Che questa era la più facile, ma non lo so. Ah sì, qui. Allora fa tipo leggenda. Ah, qui ci fa vedere. Ecco, perfetto. Le istruzioni della mia casa sono perfette. Noi apriamo. Cosa facciamo? Le dividiamo per colore. Poi riusciamo a costruire meglio. Questo è un consiglio che vi do. Allora, qui possiamo mettere questo e attaccarlo. Qui possiamo incastrarlo, come vi avevo detto io. Qui è per svitare proprio i pezzi, quelli lì dentro. E qui è proprio per, come si dice, per staccare i pezzi che non riusciamo a staccare. Prima lo volevo questo, ma ho messo la pettinatrice e tutti i pezzetti inutili sarebbero usciti fuori. Questo è, penso che si chiama, o quei cosi che se li analizzate col telefono, con la webcam del computer, vi danno un codice segreto. Comunque, lego.com Brickseparator. Bel nome. Allora, qui dice facile costruzione. Costruzione facile, ok. Ed è una costruzione molto veloce, quindi quella che vi avevo detto io. E fa vedere questo fondino verde illuminato. Medium, costruzione media, cioè mediamente, cioè una via di mezzo. E qui ci dice, se solo trovo l'inglese.
Ma no, ma questo è... Ah, ok, tutte le lingue, ma all'inizio hanno messo, penso, francese e inglese, ma non penso che sia francese. Sì, quella lingua che noi non sappiamo. Io ho soltanto 12 anni, ve lo ricordo, eh. E quindi c'è il pallino giallo ed è questa qui. Quindi, no, questa è la costruzione un po' difficile, ma anche un po' facile. Questa invece è... L'avanzata costruzione, cioè ci dice che è molto difficile ed ha sempre due, no, tre, è rosso illuminato ed è questa qui che adesso vi presenterò io. Allora, comunque vi stavo dicendo che questa è la casetta. Aprendo possiamo vedere come si montano i personaggi. Ci fa vedere come verrà la casa, quindi ci fa vedere i personaggi. Ok. Qui ci fa vedere come costruire il camioncino. Qui ci fa vedere come attaccare i due pezzi della casa, che è molto simile a quello mio, però qui ci e molti pezzi saranno di riserva. Molti, veramente molti. E sì, diciamo che è carino. A me piace un pochino, ma io non mi intendo di case, quindi non mi piace. Poi vediamo quella media, mediamente. Facile, mediamente difficile, boh, non so come si dice, ma media, io la chiamo media. E a me mi piaceva molto, tranne per il fatto che ha questo coso per l'erba quando poi non taglia niente. E ha questo, poi mi piaceva anche per il balconcino e il sdraio e la piscina, molto bella, anche se poi loro non ci potevano tuffare dentro, ma stavano seduti con i panni. Sì. Sempre come si fanno i personaggi, ma qui ci fa vedere la ragazza. Questa è un'idea della costruzione. Qui ci fanno vedere come si costruisce. Non so come mi chiama. E comunque qui ci fa vedere tutti i piani ed è un pochino più doppio. Sì, ah, qui possiamo vedere un piccolo artwork che ci fa vedere come verrà la casa. E sono 62 passaggi, quindi rispetto a quello che erano 49. Adesso vediamo il mio, cioè no, il mio. La costruzione che ho fatto io. Allora, questo è il mio e quindi è tutto spiegazzato perché l'ho usato e scusatemi se un po' spiegazzato, ma quando si costruisce una cosa e non trovi i pezzi, tu devi vedere meglio. Qui c'è la leggenda. Fa vedere naturalmente il bambino che si chiede perché, dove sono, l'avrei fatto anch'io. E qui fa vedere il ragazzo e poi ci fa vedere questo telecomandino. Voi vi chiedereste che cos'è. Ok, dopo vediamo. Qui ci fa vedere la costruzione della macchinina telecomandata, della macchina normale, poi tutta la casa e questo è soltanto il primo piano. Quindi ho fatto questo primo piano in un giorno e un giorno, non, cioè un giorno e un'oretta dell'altro giorno. Quindi però meno le ore di pranzo, le ore di cena, le ore di snack, le ore di dormire, quindi ci ho messo forse 3 ore e mi ha aiutato anche mia mamma e veramente è stato molto difficile, ho detto vabbè, continua dopo. Mentre il secondo piano è stato forse un po' più facile anche perché era soltanto il tetto. Mi sono molto divertita a mettere i mattoncini rosso, blu, cioè rosso scusate, rosso marrone, divertentissimo. Qui è la parte che inizia e poi mi sono divertito a fare l'ingegnere perché poi c'era naturalmente la luce, quindi mi sono sentito ingegnere, sì. Quindi queste le bustine e quindi ciao Lego Creator Scatolo! E ragazzi, allora questa è la casa e la recensirò dopo. Intanto vi voglio far vedere i personaggi che li ho smontati. Ho smontato un po' di cose che fanno le istruzioni un po' a parte. Quindi iniziano da uno, non iniziano dal numero in cui stanno. E quindi iniziamo. Allora, ci saranno i personaggi, l'albero, il pappagallo, il braciere, la macchina e alcuni oggettini che ho lasciato fuori, anzi io lascio sempre fuori. Intanto lì ci sono tutti i miei Lego, purtroppo solo i miei Lego, quindi penso di fare una bella collezione. Allora, iniziamo. Bene ragazzi, allora, come prima cosa vi voglio far vedere quest'albero perché mi è venuto in mente prima. Allora, ok. Allora, questo è l'alberino e questo è l'uccello che nell'immagine fanno vedere sopra l'albero. Ma voi lo potete posizionare a tutte le parti, ma visto che a me mi fa un po' impressione, visto che non ha gli occhi, io le metto sopra l'albero e intanto lui si riposa un po'. E l'albero poi dopo lo posizioniamo.
Il braciere. Il braciere adesso ve lo descrivo un po' meglio perché è molto carino. Allora, il braciere ha due cose dove mettete le cose. Cioè, allora, ha due contenitori, però naturalmente la Lego non li ha potuti fare, quindi ha messo dei mattoncini e basta, neri. Ha questa griglia, il fuoco arancione, veramente mi piace molto l'effetto che viene da su. Anche laggiù sembra un fornello acceso. Qui è per trasportare delle manelle. Qui penso che siano le bombole di gas. E qui sotto è per metterlo, incastrarlo. Quindi è molto carino, mi piace molto quando andiamo a arrostire. E è uscita questa coscia di pollo che noi la mettiamo qua. E guardate che bello effetto che fa. E sembra proprio che la stiamo cuocendo. Intanto, sempre tra le cose di cibo, è uscito questo bicchierino. E che nell'immagine fa vedere in mano alla ragazza, ma io lo metto sul balcone, come stava sulle istruzioni. Ragazzi, Sì, la macchinina telecomandata che è molto facile da costruire, anche se il pezzo nero io ci ho messo un'ora per trovarlo. Comunque è composta da un pezzo obliquo bianco trasparente, due ruote. Cioè, quattro ruote grigie, poi hanno questo pezzetto nero e poi hanno un mattoncino rosso, un mattoncino giallo ed è molto semplice da costruire veramente. E questo è il telecomando che poi nelle altre costruzioni sarebbe stato qualcos'altro. E in questo caso, cioè nella prima, era la telecamera. Mentre qui in questo caso è un telecomando telecomandato, cioè telecomando per la macchina telecomandata ed è molto carino, veramente molto carino. Mi piace molto e ok. Poi i personaggi, un attimo che li prendo, eccoli qui. Ho preso due vasi dei minifigures serie 12 e qui per appoggiarceli, giusto per avere più comodità. Anche se si mantengono perfettamente in piedi, ma questo è il corpo della femmina, molto carino. Il vestitino, il pantalone blu, poi ha questa faccia. Ops, eccola la faccia, che è molto carina. Eccola, con gli occhi sempre con le ciglia, scusate, le ciglia e la sua boccuccia. Intanto vi voglio far vedere una bellissima curiosità. Gli metto anche i capelli perché questa curiosità poi ve la potete chiedervela anche voi. Secondo voi non sono gemelle? Hanno la stessa faccia e aspettate, lei ha gli occhi più convinti, mentre lei ce l'ha più felici, però hanno i capelli uguali e la faccia uguale. Wow, veramente sembrano sorelle gemelle. Sì, comunque ho avuto la conferma che la faccia convinta è quella della ragazza della casa. Ok, la ragazza della casa va sulla sua base e la mettiamo qui. Intanto posizioniamo il ragazzo. Allora, bello, molto carino come sta vestito. Vi ricordate quel difetto che avevano quelli di Lego Movie, che avevano il corpo, cioè le parti gialle colorate di un altro colore? Beh, sembra contagiante. Quindi ce l'ha anche lui sulla camicia. Perfetto. Anche lei sulla maglia, infatti sembra che ha una canotta arancione sotto, ma invece no, guardate qui dietro, sembra che ha una canotta arancione, invece no, quella è la schiena. Questa è la macchina, brum brum, molto bellissima, sì ragazzi, mi piace molto, è fatta veramente molto bene, quindi si muove anche molto bene. E qui dentro ci ho messo un iPad. iPod, radiolina, e vi volevo far vedere che il manubrio si muove. Ok, adesso passiamo alla casa perché oppure la review se si prolunga penso proprio che vi annoiate. Allora, questa è la bellissima casa, vediamola più da vicino. Allora ragazzi, vi stavo dicendo che avete scelto la casa. Ok, ho messo tutti gli oggetti a posto e finalmente l'ho posizionati in bella vista. Scusate, ok. Allora, ho messo il ragazzo che telecomanda la sua macchinina. Ho alzato la porta del garage perché la ragazza deve uscire con la macchina. Ho messo l'albero a posto e ho messo il braciere qui, sì. Il braciere. Iniziamo. Come potete vedere, naturalmente, questo
Questo si chiude e si apre ed è veramente bellissimo il garage. Da questa parte che sembra di avere come si dice, dei vetrini. C'è un bel fiume, no, un laghetto, con questo lampioncino veramente molto carino. Ok, e aspettate, questo qui è un pezzo che mi era avanzato e quindi l'ho messo qui dentro. Qui vicino, a posto di non aprirlo perché mi stancavo un po' di aprirlo. Questa è la casa da fuori. Wow, vi farò vedere una cosa bellissima. Guardate, 3, 2, 1, la luce. Aspettate, vediamo senza flash se si vede. Ecco la luce che illumina tutta la casa. È la luce che io quando premo qui il caminetto la fa illuminare. Si apre la casa, quindi è così all'interno, è molto bella, sembra fatta da un architetto. Ve l'ho detto che mi sentivo un parchetto. E qui è un lampioncino. Comunque la chiudiamo di nuovo perché voglio far vedere una cosa. Questa è la porta d'ingresso. Che è un po' strano che l'abbiano fatta qui perché poi qui è il garage. Quindi se c'è la macchina posata non so da dove passano. Qui c'è un tappeto ed è l'ingresso comunque. Da dietro possiamo vedere che ci sono quattro finestre in ogni stanza. Il garage ingresso, il salottino, no, questo veramente è il soffitto, e questa è la camera da letto, quindi loro non hanno una cucina. Questo gancettino è anche qui, che servono per unire la casa quando la apriamo. Qui c'è un'altra porta, che queste sono le porte, sapete, quelle lì di uscita. Le porte retro, quindi è di vetro, però è di plastica ed è davvero molto bella questa porta. Mi piacerebbe avere una porta così. Questo è il caminetto, molto carino, che continua fino alla canna fumaria. Mi pare che si dica così. Questo è il tetto ancora che continua fino a qua. Davvero, davvero molto bello il colore. E apriamo la casa allora. Nel libricino faceva vedere che la dovevamo aprire, quindi noi l'apriremo con la casa smontata. Li recensiremo dopo. La ragazzina può posare la macchina, così facciamo vedere che guaio è entrare dalla porta d'ingresso. Comunque, questo garage è collegato qua, quindi quando entrerà tutto il fumo, nello studio salottino entrerà tutto lo smog. E tant'altro. Allora, qui c'è sempre una porta di retro e sembra veramente una finestrella che porta sul giardino, molto carina. Allora, purtroppo io la cosa che odio dei Lego è che ci devo vedere tutto da sopra. Allora, qui c'è una cosa celeste con una cosa bianca sotto che non ho ancora capito che cos'è. Però sembra un portapenne, qualcosa che serve forse allo studio. Queste sono le sedie bellissime che io amo. Vediamo come funziona. Io lo so come funziona. Gira, wow! Allora, studio, aperto, camino. Quindi questo è il camino che è davvero fatto veramente bene. E la porta può girare anche con un personaggio sopra. Queste sono le scale che erano già tutte montate, ma non si fa né caldo né freddo, quindi andiamo avanti. Questo è il primo piano e non c'era molto da recensire, ma andiamo fuori al primo piano. Possiamo vedere qui dei fiorellini, veramente molto carino. E mi piace veramente molto l'idea del salottino, anche se mi dispiace che non c'è una cucina. Mi piace molto l'idea del pappagallo, che non ha gli occhi. Mi piace molto l'idea della macchina, della porta d'ingresso e delle porte del retro. Questa è un'idea che mi piace veramente tanto. Ecco qui, abbiamo attaccato. Adesso ve la faccio vedere. Sempre se ci riesco, tutta attaccata quando ci volete giocare per intero. Sembra che sta tutto su un piano ed è davvero un bello scenario. Un bello scenario. Sì, veramente molto bello. Ho qui il piano sopra al salottino studio. Eccolo qui. Allora, quindi qui non ci saliremo mai perché se potete vedere. Serve proprio per finire le scale per entrare nella loro camera da letto. Quindi è soltanto un collegamento tra le scale e una camera. Ma a me sembrava una soffitta nell'immagine. Ecco qui.
Questa è la luce. La farò vedere dal basso. Allora, come potete vedere, è una grande costruzione ed è davvero fatta veramente bene. Qui possiamo vedere che si illumina questa lampada. Invece no, è questa lucina qui. Questa è la lampada ed è davvero fatta bene. Mi piace veramente molto. Peccato che qui ci sono tante finestre quando poi noi non ci possiamo affacciare, che peccato. Questa è la canna fumaria fatta veramente bene con il camino che continua e questo è la tettoia, cioè la tettoia, no, è un piccolo, sembra un'altra canna fumaria che accende quando la spingete la luce. L'altro piano che quindi collega questa parte qui, cioè scusate ragazzi, questa parte qui a questa, è questo. E qui potete vedere una lampada che io odio e l'ho spostata oggi soltanto per voi perché l'avevo messa nello studio, perché qui non posso andare neanche nel letto, che non è molto carino, ma ci possiamo adattare. Una cosa semplice. La lampada mi piace molto, però è più da studio. Questa è la porta della loro camera da letto dove loro escono e possono arrostire, bere, vedere un po' il mondo. E quindi questo è il diffuso, cioè è il secondo piano. Bene ragazzi, spero che vi è piaciuto questo nuovo video, questa recensione, quindi vi saluto. Ciao ragazzi, vi saluto e ci vediamo alla prossima review. Ciao!